giovedì 31 ottobre del 2002 e una scossa di terremoto compresa fra l'ottavo e il nono grado della scala Mercalli fa tremare tutto il centro Italia. Il paese di San Giuliano di Puglia, tra Campobasso e la provincia di Foggia, viene colpito in pieno alle 11:32 di mattina. A quell'ora la scuola è piena di bambini, maestre e bidelli. Il solaio crolla e sotto le macerie rimangono intrappolati 57 bambini, 8 insegnanti e 2 bidelli. Mentre continuano le scosse di assestamento, accorrono sulle macerie i primi volontari e a mani nude cercano di recuperare i sopravvissuti. I soccorsi vanno avanti per tutta la notte fino alla mattina dopo, ma il bilancio è drammatico. Muoiono 27 bambini e un insegnante. Dopo il dolore e la rabbia, la scuola è l'unico edificio di tutto il paese a crollare. Era stata ristrutturata da poco e venne aggiunto un piano in più, ma le indagini hanno accertato che non venne effettuato nessun collaudo. Dopo una storia processuale di 8 anni vengono condannati in via definitiva i costruttori, il progettista, il tecnico comunale e il sindaco. Il Tribunale Civile di Campobasso ha poi stabilito un risarcimento di 35 milioni di euro per i parenti delle vittime. It pulls a prayer book out of his sleeping bag.